Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly, oggi è il 15 agosto e c'ho il maglione, ma è una giornata fresca, non è una giornata fredda, questo lo ammetto. Però quantomeno in Sicilia non sarei con il pile. Sono sul Monte Bondone, in provincia di Trento, e sono venuto qua in questo pianoro, circondato dagli abeti, dai larici. Questo è un posto molto tranquillo, molto silenzioso. Ecco, si sentono cinguettare gli uccelli, si sentivano dei richiami, si sentono gli insetti. Non siamo molto lontani dalla strada, in realtà siamo a 200 metri dalla strada della Malgabrigolina. Non c'è molta confusione, ma soprattutto per essere oggi il 15 agosto. Ma è un posto veramente molto tranquillo. E mi sono fermato qua, ho pensato di prendere la telecamera e di girare questo video, perché questo è un posto che ho scoperto fondamentalmente per caso. Stavamo passeggiando, ho visto questo sentiero, mi sono inoltrato e ho trovato questo spiazzo bellissimo. Ho pensato di fermarmi perché quello di cui vorrei parlarvi è il contatto con la natura. Il contatto con la natura, che è una cosa che anche in questo momento, magari state guardando questo video su YouTube, magari col vostro dispositivo, con il vostro computer, è qualcosa che è un pochino dimenticato, no? Questo è uno di quei posti in cui il telefonino prende malissimo, la connessione a internet fa cilecca, per cui è un posto in cui ci si può anche staccare un po' la tecnologia e riscoprire un po' il piacere di stare in un pianoro, in una zona naturale, a godere un po' del fresco, a godere un po' della natura, dei suoni della natura. È una cosa che credo che piano piano manchi moltissimo a tantissime persone. Vedo che c'è chi vive la montagna come un modo per guardare il panorama, ma poi cosa si fa? Si parte in macchina, si va fino al ristorante, scendi dalla macchina, entra nel ristorante, mangia, sì, ho mangiato benissimo, sì, che bel panorama, poi risali in macchina e vai via. La montagna è un posto che si può vivere non solo in inverno venendoci a sciare, ma anche in estate venendo a scoprire dei posti tranquilli come questi, dove semplicemente sedersi e rilassarsi per un istante. E questo io vi invito a fare, vi invito a scoprire un posto tranquillo, un posto dove venire solo per rilassarsi, imparare a disconnettersi dalla tecnologia, disconnettersi dal mondo moderno, magari per un'ora, giusto il tempo di venire, respirare un po' d'aria, ascoltare un po' la natura. Che ne pensate? Parliamone nei commenti qua sotto, se c'è un posto che conoscete, se avete scoperto un posto del genere, magari nella vostra infanzia, e volete un attimo riscoprirlo. Oppure se pensate che ci potrebbe essere un posto magari vicino a casa vostra, magari non molto lontano da casa vostra, oppure, non so, un posto lontano da casa vostra ma che vorreste visitare. Parliamone. Io sono Grizzly, noi ci vediamo alla prossima.